Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video con il vostro Books. Quest'oggi video particolare perché vi andrò a raccontare come ho scattato questa foto che trovate sulla mia pagina Instagram qui sotto in descrizione. Prima di partire, quali sono gli strumenti che ho utilizzato per scattare questa foto? Intanto la mia Canon 80D più il mio 18-135, il battery grip con due batterie all'interno, l'intervallometro che è servito da telecomando per scattare la foto ed è stato gestito da un mio amico, un treppiedi pesante stabile come quello che sto utilizzando io in questo momento per registrare questo video, su cui sopra ho montato una testa sfera fotografica normalissima, questo per poter mettere la fotocamera in verticale. Poi abbiamo degli ingredienti un po' particolari, ovvero due spade laser che vedrete a breve comunque nel video, un frustino da cucina, quello che serve appunto per sbattere le uova, non sto mentendo, lana d'acciaio che è servita per realizzare l'effetto steel wool, che vedrete sempre in questo video tutto documentato, un accendino e una sedia. E non mi resta che augurarvi buona visione. E come state vedendo dall'immagine, dal video che sta passando ora a schermo, la foto si svolgerà proprio sotto uno di quegli archi. Il mio obiettivo è scattare una foto verticale con light painting e steel wool uniti poi in post produzione su Photoshop. Quindi scatteremo diverse foto, partiremo dall'immagine, dalla foto senza nessun soggetto e nessun oggetto, quindi solamente sfondo, solamente l'arco. Poi sfondo con oggetto, ovvero la sedia, sfondo con oggetto più modello, sfondo con oggetto più modello illuminato, poi si passerà al light painting fatto prima da me, light painting fatto direttamente dal modello, ve lo farò vedere poi durante il video dello scatto, in backstage insomma, ed infine steel wool. Oggi è domenica 26 agosto, mentre la foto verrà scattata il 29 agosto, mercoledì, quindi tra 3 giorni. Ultima cosa da controllare quando si fanno foto e video in esterno sono ovviamente le previsioni del tempo. Ci saranno 22 gradi e mezzo, senza pioggia, cielo prevalentemente sereno, quindi perfetto per realizzare una fotografia con tempo e con calma. Per chi non conoscesse dei termini che utilizzerò in questo video, vi lascio dei link esplicativi qui sotto in descrizione. Non vi starò a spiegare tutte le tecniche, se no ci vorrebbero ore ed ore. Una volta trovato il posto, ho pensato alla foto, all'inquadratura della foto. Come vedete è una foto verticale, perché l'ho pensata appositamente per la pubblicazione su Instagram, quindi da ritagliare nel formato 1080x1350, questo è il formato più o meno di Instagram. Foto sviluppate in altezza, leggermente più alte della larghezza. La foto è composta da 7 scatti che poi ho unito in post produzione. La prima cosa che ho fatto quando sono arrivato la sera in piazza è stata scattare una foto solamente allo sfondo. Lo sfondo senza nessun oggetto né soggetto, quindi solamente all'arco. Seconda cosa, ho posizionato la sedia e il modello che doveva stare, come da direttive e come effettivamente è stato, seduto fermo a guardare fisso la telecamera, perché volevo che la foto comunicasse il fatto che lui controllasse la luce, si difendesse dai lapilli con la forza della mente. Infatti la foto si chiama appunto Test Your Mind, titolo appunto adatto alla foto che ho realizzato. Poi ho posizionato la sedia e il modello, che è stato davvero bravissimo fermo, grazie Michael. Ho scattato tantissime foto a lui con varie espressioni e anche varie luci, oltre alla classica foto senza luce, con la luce naturale, con la luce dei lampioni insomma. Ho provato anche ad utilizzare una piccola torcia, ma alla fine mi è piaciuto, ho preferito l'effetto naturale che davano semplicemente i lampioni. Una volta fatto ciò, sono passato al light painting, anzi siamo passati al light painting con le spade laser e abbiamo realizzato inizialmente diversi scatti.
Il primo è stato quello Laura, che in realtà non era arancione come vedete nella foto, ma era blu. Questo perché poi ho cambiato il colore su Photoshop. E quindi il mio amico Alex ha realizzato Laura, diciamo gialla, che vedete qui dietro, che in realtà poi era blu prima. Ma non l'ha realizzata nemmeno così. Infatti una parte era, come la vedete, quella di sinistra, mentre la parte di destra era diversa. Questo perché io volevo poi il risultato simmetrico, quindi cosa ho fatto? Ho ritagliato Laura in due, la parte di luce, l'ho mascherata con Photoshop e l'ho ribaltata e copiata dall'altra parte con lo strumento riflessione. In questo modo è venuta Laura praticamente simmetrica. Siamo passati poi alle pose dell'ombra. In realtà, come vedete, c'è l'ombra del modello dietro Laura e poi la luce fuori. Questo perché in realtà è una foto solamente, luce più modello da una parte e luce più modello dall'altra, quindi due foto. Su Photoshop però ho voluto dividerle perché volevo che la luce fosse fuori mentre il modello fosse dietro Laura sotto forma di ombra, diciamo, sotto forma di clone ombra. Ed infine siamo passati appunto allo still hull, l'effetto still hull e l'effetto pioggia di lapilli che vedete, che abbiamo realizzato con la lana d'acciaio, che praticamente costa un euro, niente di che, niente di impossibile. Forse è più difficile fare il light painting che lo still hull. Per la fase di scatto abbiamo impiegato, contando tutti i vari tentativi, circa 4 ore, mentre per la post-produzione ho impiegato 10 ore, infatti è stata davvero complicata e precisa, volevo farla appunto precisissima al minimo dettaglio. E su Lightroom appunto ho modificato tutti i valori di luce e di contrasto delle foto, delle varie 7 foto. Queste 7 foto poi le ho esportate tutte in formato TIFF, le ho importate su Photoshop alla massima qualità possibile e ho iniziato a fare il fotomontaggio vero e proprio. Ho importato lo sfondo, ho importato il soggetto, ho scontornato il soggetto e l'ho messo al centro. Ho preso poi la foto dell'aura originale, l'ho messa su Photoshop, l'ho mascherata, quindi l'ho praticamente ritagliata, ho evidenziato solo l'aura. Selezionandola l'ho tagliata alla metà in alto e l'ho rispecchiata dalla parte sinistra alla parte destra. Quindi la parte sinistra, anzi la parte destra, è venuto uguale a quella sinistra. Ho cambiato poi il colore perché ho deciso che non volevo tutti i colori uguali, dato che ci sono solo le spalle blu e verde, non volevo che la foto fosse solo con i colori blu e verde, volevo appunto qualcosa di diverso e quindi ho usato il classico giallo dell'aura, ovviamente dei fantastici Super Saiyan, chi non li conosce. C'è anche una scia verde dietro, quella lì è una foto singola fatta solamente con la scia, l'ho presa e appunto l'ho messa dietro al soggetto. E poi le due foto a sinistra e destra, quella con la luce azzurra che copre il soggetto che si trova appunto dietro Laura, è appunto stata ritagliata in due. C'era il soggetto e la luce oltre che lo sfondo. Ho tolto lo sfondo, ho ritagliato Laura, ho copiato l'immagine e poi dall'altra foto ho ritagliato appunto il soggetto. Quindi, una volta fatto ciò, ho modificato il colore dell'aura, anzi della luce, passando dal blu della spada laser all'azzurrino che vedete qui nella foto. Il modello invece l'ho spostato dietro l'aura con un metodo di diffusione diverso. I metodi di diffusione su Photoshop sono il modo in cui Photoshop gestisce i colori di una foto su un'altra, quindi il modo in cui le foto si vanno a sovrapporre. Ho fatto la stessa cosa dall'altro lato. C'è il telo fatto con la spada verde che ho modificato nel colore viola che si vede leggermente nella foto e ho messo il modello appunto dietro Laura come ho fatto dall'altro lato, stessa cosa. Qualche modifica aggiuntiva che ho fatto su Photoshop è semplicemente il contrasto sul modello. Infatti non mi piaceva che ci fosse troppo contrasto, con un contrasto eccessivo tra sfondo, luci e soggetto, che comunque è molto più in contrasto, in rilievo, in evidenza rispetto allo sfondo. Volevo che comunque ci fosse questo contrasto, ma che non fosse così marcato. Quindi ho diminuito appunto il contrasto attraverso una maschera di Photoshop. Unire invece la pioggia di lapilli non è stato poi così difficile. Semplicemente ho sovrapposto come sempre l'immagine completa, la foto completa su Photoshop, e poi ho utilizzato un metodo di fusione che mettesse in evidenza appunto le luci, solamente la luce della foto, eliminando praticamente tutto il resto. Quindi è per questo che si vede la pioggia di lapilli precisa, non l'ho scontornata a mano ovviamente,
e poi appunto si vede tutto il resto della foto. La pioggia di lapilli è in primo piano, poi sotto c'è il soggetto e poi tutto il resto fino al background, che è appunto lo sfondo della foto, la prima foto che ho scattato. Ringrazio tutti gli amici che mi hanno aiutato nello scatto di questa foto. Noi ci vediamo ovviamente al prossimo video, ricordatevi di iscrivervi al canale e di seguirmi ovviamente su Instagram, che trovate qui sotto in descrizione, e un saluto dal vostro Books. La stessa quantità di rumore. Due anni di differenza. Scare.